Tu cosa ne pensi? Ma io penso che se sono fatti in degli edifici dove sono autorizzati e dove sono voluti, insomma, dalla comunità, ci possono stare. Però quando vanno a rovinare gli edifici storici e culturali, no, penso di no. È un atto vandalico, quindi... Ecco, tra l'altro abbiamo scoperto che tu hai fatto dei murales tempo fa. Io ho fatto un po' di anni fa il liceo artistico qui a Busto e avevamo fatto come progetto di alternanza scuola-lavoro la valorizzazione di un sottopassaggio a Parabiago. Ecco, per esempio, in quel caso è bellissimo. No? In quel caso è bellissimo, però sono stati vandalizzati dopo poche settimane, quindi... Però sì, è sempre... Se da un posto come un sottopassaggio sicuramente merita di essere valorizzato e è anche un buon metodo questo qui.